Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Finalmente ci siamo. È arrivata la giornata, una delle giornate più importanti nella versione giapponese, perché finalmente comincia la nostra campagna estiva. Campagna estiva che ha diversi bonus, che ovviamente abbiamo già analizzato e già visto nel video precedente della Ope Ope, che potete trovare tranquillamente sul mio canale. Mentre invece oggi dobbiamo parlare di ciò che è stato aggiunto all'interno del gioco e soprattutto parlare dei nuovi livelli 90. Come potete vedere, abbiamo nuovamente il ritorno all'interno del gioco della Start Dash, quindi nuovamente i personaggi della Start Dash avranno la possibilità di essere portati tutti al 90. Infatti, come potete vedere, sia Cloud che Squall e Lightning sono già a livello 90. Tra l'altro potete vedere anche che Ole Burst, Junkie di Cloud e di Squall, mi mancherebbe solo, diciamo, per collezionismo, quella di Lightning, che vediamo appunto se riusciamo a trovare oggi magari dalle free pull. Perché sì, sono finalmente ritornate le free pull all'interno della versione giapponese. Non si vedevano da decisamente un bel po' di tempo, e questa è una cosa che comunque un po' tutti i giocatori hanno sofferto, che però finalmente adesso ci accompagneranno addirittura fino al mese di settembre, quindi avremo a disposizione tanta tanta roba. Ma non sono soltanto loro i protagonisti di oggi, perché anche Kais e Lilizeth ricevono il loro livello 90. Tra l'altro tutti i personaggi qui presenti hanno ricevuto rework, tranne Lightning, che è stata soltanto aggiornata a livello 90 e quindi ha modificato, per così dire, l'estensione della sua arma EX. Non vedo l'ora di provare sul terreno Cloud e Squall, anche perché faremo in live, cioè ovvero faremo direttamente qui su video la burst di Cloud verde. Avrò modo successivamente di poterlo provare all'interno di, diciamo, avrò modo comunque di poterlo trovare, scusatemi, e sicuramente non mancheranno dei video a riguardo. Purtroppo non sono usciti eventi collegati alla Start Dash e a questo a questo banner che tende ad aprire la celebrazione estiva, per cui farò uscire solamente magari qualche video con Cloud, Squall all'azione, e poi successivamente avremo modo di poterne parlare meglio in live, quando ovviamente avremo anche magari delle co-op o un evento più nello specifico da poter farmare in compagnia. Detto questo, direi di spostarci subito nella schermata delle pool, perché come vi ho detto prima sono tornate le free. Quindi finalmente possiamo goderci un paio di pullate in tutta tranquillità. Infatti abbiamo il ritorno della Start Dash, che dura esattamente da una settimana dal primo login che farete durante questo periodo di celebrazione estiva. Il banner di celebrazione estiva, come potete vedere, con i fuochi d'artificio e tutto eccetera eccetera, con l'introduzione in gioco della nuova arma LD di Lilizeth. Poi, vabbè, gli altri banner ovviamente al momento sono tutti quanti identici. E poi abbiamo praticamente il banner con tutte le armi del gioco, comprese le LD, dei vari Final Fantasy 1, 8 e 13. Questo è un banner che durerà una settimana esatta, dopodiché verrà sostituito con un altro banner. E questo banner in particolare avrà ogni giorno una multi summon gratuita, quindi questa è un'ottima occasione non solo di fare Power Stone, ma anche di poter trovare in qualche modo le armi presenti all'interno del gioco. Come potete vedere, ci sono tutte praticamente le armi LD o comunque le armi EX in generale di tutti i capitoli numerati di cui abbiamo parlato precedentemente, quindi l'1, l'8 e il 13. Vabbè, la Start Dash e poi ovviamente arma LD di Lilizeth con BT di Siodor ed LD reprint di Kais. Allora, io direi di buttare innanzitutto il free ticket. Dove lo posso buttare il free ticket? Effettivamente lo posso buttare da Rem.
Ottimo. Bella cagata. Allora. Premulti sul banner speciale. Orba azzurra. Buono. Tutte Power Stone che al momento non fanno assolutamente schifo. Banner Start Dash. Vediamo se magari riusciamo a completare il trittico. Ok. Orbo dorata che potrebbe dire tutto e potrebbe dire niente. Intanto anche nella versione global oggi è uscito il rework di Sephiroth, quindi fatemi sapere magari se lo avete già provato, reworkato, e ditemi cosa ve ne pare. Ecco, ottimo. Ottimo. No, no, questa ce l'ho già. Va bene. Ah, però si sono accumulati i pull della volta scorsa. Ma... scusa, ma... ah... volta hanno messo il piedi addirittura. Non mi ricordo se era già presente il piedi nella versione della Start Dash normale. Beh dai, tra un paio d'anni accumuliamo i burst i G token necessari. Free pull sull'Iliset, vediamo. Ai, niente, orba azzurra. la vedo un po' brutta in realtà, però vabbè, non so se voglio tirare qualche ticket in realtà, perché Liliset non mi piace proprio come l'hanno aggiornata, per cui bene. Ho detto che non mi piaceva appunto come l'hanno aggiornata e va bene così. Abbiamo trovato l'LD dalla Free, ovviamente. Quando il personaggio non ti interessa, tu giustamente lo trovi subito. Va bene, sono contento alla fine. È un personaggio che mi mancava, per cui direi che è andata estremamente bene. Da Orba Azzurra, sinceramente, boh, ultimamente le Orba Azzurre sono addirittura meglio delle Orb Dorate. Però va bene così. Ne approfitto nel frattempo anche per farvi vedere come realizzare un'arma Burst Plus. Praticamente il procedimento è lo stesso. Il procedimento è identico a quello che si effettua per le armi in generale. Si va appunto nel menu dell'arma Burst in questione, si seleziona il libro, si sblocca l'arma in Plus, in modo tale che adesso la Burst diventi Plus, come potete vedere, sale il suo grado di CP e il cap di livello, che anzi torna a 45 in realtà, cioè sembra che sia di meno, ma in realtà è decisamente di più, perché poi qui andremo appunto ad aumentare ancora. Una volta sbloccata l'arma, otterremo un lingotto. Lo possedevo prima, quindi ho la possibilità di andarmi a sbloccare un'altra arma Burst per un altro lingotto. Probabilmente potrei sbloccare addirittura Squall, perché non è affatto male. Sinceramente parlando, sì, direi che Squall possa essere la scelta più ottimale. Quindi sblocchiamo anche Squall, otteniamo l'altro lingotto e abbiamo tra l'altro ancora due libri, quindi per Zack siamo praticamente pronti nello stesso modo. E poi successivamente diamo i lingotti al nostro personaggio, diamo tutti e tre i lingotti e tutti gli oggetti necessari per l'esperienza. Come potete vedere 60 su 60, i gil che andremo a spendere, confermiamo e così realizziamo la nostra arma Burst Plus.
niente di più semplice. Stesso identico procedimento di un qualsiasi potenziamento delle armi tramite Power Stone, tramite lingotti, eccetera, eccetera. Con questa schermata di Cloud, bello pronto per andare a spaccare tutto quello che c'è in giro, io vi saluto. Vi ringrazio ovviamente per aver visto il video, auguro una buona celebrazione estiva a tutti i giocatori giapponesi, anche ovviamente ai giocatori global, e detto ciò ci becchiamo alla prossima. Bye bye!